Se volete acquistare crediti, passate da EasyVault, link e codice coupon malati tutto in maiuscolo qui in descrizione. Sono sicuri, affidabili, veloci ed economici. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovispa dello staff di NMF e benvenuti nella player review di Lacazette nella sua versione base e unica versione di Foot 17. Prima di iniziare questa review vi chiedo di lasciare almeno 60 like o mi piace per questa carta e per questa review. Partiamo con i pro. Primo, dribbling, assolutamente tutto del dribbling. 84 con 87 agilità, 84 equilibrio, 84 riflessi, 83 controllo palla, 85 dribbling e 4 stelle skill. Anche le 4 stelle skill sono un pro, infatti il suo dribbling è ottimo, ottimo controllo palla, buonissimo equilibrio ragazzi. Io cerco sempre un giocatore che abbia un buon, se non ottimo, equilibrio per i contrasti ragazzi, perché a volte nei contrasti nel tirare si perde l'equilibrio. Agilità anche ottima. Altro pro, la finalizzazione, fa parte del tiro 82 con 86 posizionamento, 86 finalizzazione, 81 potenza tiro, 74 long shot, 82 tiro al volo, 82 rigori, piede preferito il destro e 3 stelle piede debole. Le 3 stelle si sentono ragazzi, di sinistro non è proprio precisissimo. Posizionamento unito a work e salto alto, e grazie alla sua velocità riesce comunque a mantenere una posizione buona. Del tiro comunque in generale non è perfetto il suo tiro ragazzi, ve lo dico sinceramente, però la finalizzazione è buona, infatti a tu per tu col portiere o sotto porta difficilmente sbaglierà. Naturalmente sbaglierà ragazzi, però può sbagliare 2-3 tiri su 10 e sicuramente vi farà gol. Potenza tiro buona, long shot è un contro ragazzi, perché dalla distanza davvero ha un tiro impreciso, davvero molto molto impreciso. Altro pro i passaggi, essendo un attaccante ha comunque degli ottimi passaggi. 75 con 77 visione, 70 cross, 80 corti, 68 lunghi, 74 effetto e 73 calci piazzati. Altro pro, la resistenza, fa parte del fisico 76 con 80 resistenza, 77 forza, 70 aggressività. Ottima resistenza ragazzi, corre sempre anche al 90esimo. Forza fisica buona, anche l'aggressività. 86 velocità con 84 accelerazione e 87 velocità scatto. Una velocità buona, non è proprio un velocista, però comunque se la cava sotto questo aspetto. Colpo di testa 76 con 78 elevazione e 70 precisione di testa. Un colpo di testa buonino, va utilizzato come attaccante. In alternativa abbiamo Cavani, Benzema ed altri. Tra le normali, Sturridge. Tra le leggende, Zucker. Nella nazione, Remy. Nella Lega, Brett White. Gli stili in testa che vi consiglio di applicarli sono cannoniere più 2 dribbling, tiro e fisico, e falco più 2 velocità, tiro e fisico. Il fisico così gli aumentate la resistenza e corre ancora di più e si stanca meno facilmente, e il tiro secondo me va aumentato per magari aumentargli la potenza tiro e il long shot, e se volete anche un filino di finalizzazione. La velocità per renderlo magari più veloce e il dribbling per renderlo più devastante sotto questo aspetto. Questa carta costa all'incirca 55.000 crediti, prezzo per PS4. È una carta da provare? Secondo me sì, è un buon attaccante, segna, passa e ha un buon dribbling. Dunque ragazzi, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 8+. È un buon attaccante ragazzi, segna, sì, però non segna sempre, è comunque veloce, il giusto, non è velocissimo, passaggi ottimi, fisico buonino, così come il colpo di testa, dribbling ottimo. Dunque ragazzi, vi chiedo di lasciare almeno 60 like o mi piace per questa carta e per questa review. Qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!